ragazzi, io sono Stickets e oggi siamo qui con la parte 7498. No ragazzi, sto scherzando, siamo alla parte 6 di queste Coca-Cola. Però c'è anche da dire che se continuiamo di sto passo, che io appena chiedo like voi lo mettete, arriviamo veramente alla parte 7498. La parte 5 avete ampiamente superato i 600 like richiesti. Quindi se volete la parte 7, vi chiedo 700 like, sperando veramente questa volta che non ne posso più di Coca-Cola, non voglio che ci arriviate, però se ne volete un'altra parte, 700 like. Prima di cominciare con questo spacchettamento, volevo ricordarvi di lasciare un bel like supporto e soprattutto di iscrivervi al canale che si trova proprio qua sotto, se ancora non l'avete fatto. È anche l'unico modo per supportarmi. Vi ricordo che se volete essere salutati in un mio video, dovete scrivere sotto nei commenti, hashtag salutami, iscrivervi al canale e lasciare un nickname. E come ultima cosa vi ricordo che se volete sempre essere aggiornati su tutto quello che accade nel mondo Panini, su tutte le esaurite, su tutte le uscite, su tutte le rookie, vi lascio il link in descrizione per seguirmi anche su Instagram e su tutte le mie storie, sarete sempre aggiornati. Detto questo, cominciamo subito con l'unboxing. E per chi rimane fino alla fine del video, andremo avanti a spacchettarci i pacchetti dell'album della Selezione, della Nazionale Spagnola, che esce solo e unicamente nei Carrefour spagnoli. Quindi su una vera e propria chicca per veri collezionisti. Come sempre ragazzi, alla fine del video rimarranno solo i più malati di collezionismo. Andiamo con la prima Coca-Cola. E come sempre con le Coca-Cola mi sono portato avanti aprendo un pochino la linguetta. Questa volta avremo 10 Coca-Cola. Ovviamente io l'ho aperta male. Vediamo se la salviamo, sembrerebbe di sì. E abbiamo... No, cominciamo subito col Gallo Belotti. No. Il Gallo Belotti non è un buon modo con cui cominciare questo spacchettamento. Andiamo a vedere la Coca-Cola numero 2. E abbiamo Niklas Schüle. Questo invece è ottimo. Non è così semplice da trovare questo. Non è difficilissimo, ma neanche così semplice. Cochina numero 3. Vediamo. Ti prego, fammi uscire qualcuno che mi manca tra questi due. Abbiamo Varane, che l'ultima volta ho trovato 36 milioni di volte. Non cominciamo Varane, non cominciamo. E poi ragazzi, la cosa bella di questi pacchetti è che non su tutti i giocatori c'è il nome. E della nazionale spagnola non è poi così facile indovinarli. Cioè, non è la nazionale peruviana, però ci sono alcuni giocatori che... Quarta Coca-Cola, che ragazzi avrò aperto più di 70 Coca-Cola per farvi sti video maledetti. E adesso abbiamo Griezmann. Per ora 4 su 4, tutte diverse. Continuiamo così. Siamo già alla quinta, vediamo se riusciamo a trovare un'altra diversa. Vediamo, Lukaku ancora niente. E abbiamo Robertino Lewandowski. Sesta Coca-Cola di questo spacchettamento. Vediamo. Ti prego, mi scegli qualcuno di buono. E abbiamo... Ok, Thiago Alcantara. Ragazzi, siamo 6 su 6, tutte diverse. Non posso essere più contento di così. L'ultima volta, fino alla settima, ci eravamo arrivati diversa. Vediamo se riusciamo a eguagliare il record. Vediamo. E abbiamo un Antoine Griezmann doppio. E cominciamo ad averle doppie. Ottava Coca-Cola, vediamo di trovare qualcuno che ci manca. Vediamo. E abbiamo... Cherishev, ok, questa è la settima sulle 8 aperte. Penultima cochina, ragazzi. Vediamo chi ci porti bene. Vediamo. E abbiamo... No! Basta! Raga, ho già trovato 3 Griezmann. Mamma mia, che palle. E siamo già all'ultima Coca-Cola. E ancora non ho trovato Lukaku, quindi spero di trovarlo. Farà strano dirlo, però spero di trovare Lukaku. Di sicuro spero di non trovare Griezmann. Giuro, Griezmann mi sta facendo impazzire oggi. Lewandowski, ok, è doppio, ok, ma meglio di Griezmann, molto molto meglio. Vi ricordo, ragazzi, che per la parte 7 di queste Coca-Cola voglio 700 like. Adesso voglio vedervi se ci arrivate. Detto questo, passiamo direttamente alla nazionale spagnola con i suoi pacchetti. In teoria dovrebbe essere 9. Apriamoceli tutti. Vi ricordo che come la collezione unici che esce nei nostri supermercati, anche qua troviamo 3 figurine per pacchetto, più un punto. Come dicevo, abbiamo il punto, poi abbiamo Kepa, questo l'ho riconosciuto. Fatemi sapere sotto i commenti se sbaglio qualcuno. Poi abbiamo Jesus Navas, in cui c'è il nome. E poi abbiamo... Sì! Ansu Fati firmata. Buonissima questa, veramente buonissima. Anche perché tutti gli Ansu Fati di questa raccolta sono rookie in maglia nazionale, così come quelle di Euro 2020. Perché dovrebbe essere la sua prima apparizione, anche se non è stato convocato, però è la prima apparizione in figurina. Pack dopo, vediamo se ci dirà bene. Abbiamo il punto, poi Unai Simón, il portiere della Spagna. Poi abbiamo ancora Unai Simón, poi questa volta versione autografata. E poi abbiamo Koke, versione autografata. Terzo pacchettino, vediamo se ci dirà bene. Solito punticino, poi abbiamo Reguillon, raga, questo dovrebbe essere Reguillon. Fatemi sapere sotto nei commenti se sto sbagliando. Poi abbiamo Pau Torres della Spagna e l'ultimo è Dani Carval, sempre della Spagna. Ovviamente, raga, è della Spagna, cioè sono figurine spagnole. Pacchettino, dopo vediamo, dai. Solito punticino, poi abbiamo, questo dovrebbe essere Moreno, non mi sbaglio più su questo giocatore, Moreno.
Poi abbiamo Carvajal. E poi abbiamo... questa non è facile, ragazzi. Dovrebbe essere, se non sbaglio, Dani Olmo. Ma potrei sbagliarmi. Andiamo avanti con i pack. Vediamo. Il solito punticino. Poi abbiamo Thiago Alcantara, autografata molto bene. Dani Carvajal. E abbiamo ancora, dovrebbe essere, Dani Olmo, se non sbaglio. Ma, raga, fatemi sapere sotto nei commenti chi sono questi giocatori, perché io non lo riconosco al primo impatto. Quart'ultimo pack, vediamo. Stiamo andando in via di chiusura di questi pacchetti. Abbiamo, ragazzi, il punto solito. Poi, sì, ancora Ansu Fati. Vamonos, questi vanno tutti in figo carriera, soprattutto se sono doppi. Quindi, Ansu Fati trovato. Poi abbiamo... no! Chi è questo? Chi era? Oh, raga, questo non lo so. Non vorrei neanche sparare a caso perché proprio non lo so. Quindi sapete cosa fare. Sotto nei commenti scrivetemi chi è questo giocatore qui, che proprio non ho riconosciuto. E poi anche questo, ragazzi, non so chi sia onestamente. Terzuccio Pacchettini. Vediamo. Il solito punticino. Un pezzo di una nazionale storica della Spagna. Poi abbiamo Alvarino Morata della Juventus. E l'ultimo è Koke, sempre autografato, che ho appena già trovato. Penultimo pack, vediamo. Dai. Abbiamo punto De Gea, il portiere, Fabian Ruiz del Napoli e della Spagna. E ancora De Gea, ma questa volta autografata. Ultimo packaging e poi passiamo ai saluti, ragazzi. Vediamo. Abbiamo il solito punticino. Poi abbiamo Rodri della Spagna e del Manchester City. Poi abbiamo Moreno, ragazzi, Moreno non mi sbaglio più. E poi abbiamo un pezzo di nazionale spagnola, se non sbaglio quella del 2008. Ragazzi, spero che con questo video vi sia piaciuto, anche con tutte le Coca-Cola che abbiamo spacchettato, io non ne posso più. Vi ricordo 700 like se volete la parte 7. E magari scrivetemi sotto nei commenti se volete ancora questa raccolta, perché io ho trovato tanta bella robetta, tra cui questi due Ansu Fati e Thiago Alcantara. Cioè, ragazzi, ditemi se questi due non sono pezzi da collezione. E con questa bellissima figurina di Ansu Fati voglio salutare Johnny, Lillo, Squalo Napoli, Nick Jack, Vincenzo, The Champions TM, Nicolas, Coco, Federico Chiesa, Nick YouTube, Mattia 110710 e Andrea. Vi risaluto tutti e vi lascio al prossimo video!